Ciao a tutti e bentornati. Oggi voglio raccontarvi un'avventura di pesca veramente adrenalinica in cui mi sono divertito tantissimo utilizzando quest'esca. La prima prova con il Beam Popper di casa Shimano, il 130. I Serra sembravano veramente impazziti per quest'esca, non voglio dilungarmi oltre, quindi vi lascio al video e vi auguro buona visione. Via! Guarda là, guarda che giocare! Wow, ma possibile che non l'hai visto? Dritto a te! Ma non è pure cieco! Hai visto no? Sì, vai! Guarda dove sono, compà! Eccolo, eccolo! Sì, sì! Ora vediamo! Porca miseria! Che cos'è? Serra! Tieni, aspetta! Serra, presa col poppe. Dai. Ecco. Se poi tu l'hai preso su un'altra mangia, non sulla seconda, è stata la prima che non l'hai vista, la seconda non mi sa che l'hai vista. Sì. Era dopo la forza, eh? Dove siamo ora? Dove stiamo lanciando mo? Ehi! Un altro! Grande prova per il Beam Popper! Mi servirebbe un'altra volta il guadino però! Però bello. Ho paura che mi salti, ma tu ti giri, non è che mi giro, mi sta tirando. Aspetta, vieni da questa parte. No. Aspetta, copa. No, vieni verso la mia destra. Da dove vengo? Sinistra o destra? Da questa parte, da questa parte. Che di qua lo gestisco io. Cioè, se non si slama sto pesce. Aspetta, dammi la carta, dammi alcuna cosa. Bellissima pescata, gran bel pesce pure questo, eh? Questo è il più grande. Vediamo se riesco a prenderlo. Gran bel pesce col popper che è ancora incastrato nel guadino. Gran bella serata, pesce bellissimo, pesce molto bello. Che hai detto? Lo sto recuperando. No, io lo recupero tipo veloce con gercate che fa sopra e sott'acqua. Bel popper, eh? Molto.
hanno sfarfalla? No, è bello. Eccolo, un altro. No, si è liberato. Siamo più vicini, roba. Si è liberato, sempre col popper, terzo pesce di giornata, ma che spettacolo. Che spettacolo. Bellissimo, dai, bellissimo. Riproviamo. Botta. Eccolo. No, ma mo questa stava mangiando più lento da te. Però non si pulle. Che spettacolo! Che botta! Mannaggia, mannaggia, una botta per l'amico Guzzi, sta pescando pure lui col popper. Eccolo. Bello. Un altro pesce col popper. Ciao, ciao, roba che si fa. L'importante non ci facciamo male, il resto perché lo perdiamo non è importante. Aspetta che... Ok, ci sei? Vedi quando devo passare. Ok, secondo me si è allamato discretamente bene, ma magari lo perdo ora, però incastrato. Peccato, si era perso, avrei comunque rilasciato perché comunque ne ho trattenuto già due, però comunque grande esca, bellissimo, grande serata in compagnia del mio compare. Vai! Qui mi ha attaccato, qui mi ha attaccato, proprio qua, mannaggia la miseria, mannaggia, qua mi ha attaccato, lancia qua. Peccato, peccato. Questo è bello, eh?
No, si è slamato. Questo è stato proprio un bel attacco, ma clamoroso. Un attacco clamoroso su quest'esca. Su quest'esca qui. Mamma mia, che pescato. Che bello, ragazzi. Che bello. Devo dire che... lì 0,60. Vabbè, ma recupera. Aspetta, che mo sono più vicino. Giocatelo un po', non lo portare su. Compa, prendi. Si è avvicinato. Purtroppo la GoPro si è scaricata nel momento in cui Giuseppe stava combattendo, però ce l'ha fatta. È riuscito a catturare questo serra finalmente. La serata volge al termine. Siamo molto soddisfatti dopo questo pesce catturato dal mio caro compare. Ci stiamo avviando verso l'auto, insomma dovremo percorrere un tratto più o meno breve, insomma non è molto lungo. Arriveremo praticamente quasi con il buio, però le macchine sono molto vicine, quindi riusciremo, poi siamo in due. E niente, è stato veramente un pomeriggio fantastico, ma veramente estremamente divertente, di quelli che capitano raramente negli ultimi periodi. Il popper si è confermato essere una grande esca. Sapevo che avrebbe potuto dire la sua in questo periodo, nel periodo estivo, con pesci veloci, insomma come i serra, potenzialmente le lecce amia. Gran prodotto. Sicuramente lo proverò anche in futuro, quando insomma verrò a pescare col kayak a spinning a serra e lecce. Insomma, questa sicuramente è una delle prime esche che finirà nella mia cassetta. Io mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanellina così non vi perderete i prossimi contenuti. E noi ci vediamo alla prossima avventura di pesca. Ciao!